Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Guardo sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non importi alla gente. Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda è ancora questa qua. Il coccodrillo come fa? C'è nessuno che lo sa. Pugnarese vaffanculo. Oggi siamo con il primo cittadino Raffaele Colucci. Abbiamo sentito la polemica, abbiamo visto il video della polemica, un video di tifosi dove c'è anche il sindaco Raffaele Colucci insieme al vice sindaco di Baiano Sgambati, dove si cantava un coro. È uno scivolone quello? Sicuramente è stato uno scivolone, ma non era assolutamente mia intenzione di offendere nessuno, tantomeno la città di Mugnano. Voglio per inciso dire solo che lì ci abita mio fratello, figuriamoci se era mia intenzione offendere i cittadini di Mugnano. È stato un momento di leggerezza dove in tutti gli stati, anche personalità molto più autorevoli di me, che molte volte prendono questi scivoloni, però penso che si è esagerato nel montare la polemica che sta sfociando anche in una polemica politica, e questa è la cosa che più dispiace e che fa male allo sport. Se poi siamo in un, come dire, in un contesto dove nessuno può nemmeno esprimere, seppur con termini poco graditi, diciamo, oppure poco consoni per le istituzioni, chiaramente penso che sia andato veramente oltre al momento di goliardia che c'è stato. Si stava in quel momento siglando un gemellaggio tra la squadra del Sirignano, quella del Baiano e quella del Cervinara. Sì, ma era una cosa, come dire, che era partito con una buona intenzione, ma è tuttora una buona cosa. Ma perché c'è questa rivalità con Mugnano poi? Ma in verità non è una rivalità fatta per specifici episodi, e quando nel tempo degli incontri, non è la prima volta che i sirignanesi hanno inneggiato contro Mugnano o viceversa, perché io ricordo all'epoca che anche i tifosi del Caratenuto, quando abbiamo avuto l'occasione di incontrarci sugli stati, hanno inneggiato contro il Sirignano. Ora, solo perché in questo momento l'ha fatto un'istituzione, si sta gridando allo scandalo. Veramente stiamo esagerando. Qualcuno si è offeso non tanto per lo sfottò, ma per il fatto che è stato pronunciato il paese e non la squadra. Ma sai, in quei momenti non è che uno riesce a distinguere le cose, sono momenti di leggerezza, di giochi, di scherzo. E poi se uno vuole entrare nei dettagli, allora vuol dire che veramente si vuole fare polemico. Comunque colgo l'occasione di scusarmi con chi si è sentito offeso. Allora, noi come Bassa Erpinia per questo scivolone di solito portiamo un
un premio, un regalino, è il nostro coccodrillo. Questa volta è toccato al sindaco di Sirignano per il coro, però è tutto finito. Ma sicuramente, ribadisco, è stato uno scivolone, spero che possa in qualche modo rientrare in tutto. E dica forza Mugnano. Forza cara tenuto, forza Mugnano.